Ci troviamo a Val di Lana, allo stabilimento del lanificio Reda. Fondato nel 1865, è leader nella produzione di tessuti in pura lana merino e rappresenta un esempio dell'artigianato italiano, che coniuga la tradizione artigiana con l'innovazione tecnologica. Reda è un autentico marchio made in Italy, che esporta in tutto il mondo mantenendo un forte legame con il proprio territorio di nascita. Produce infatti ancora esclusivamente in Val di Lana, dove l'azienda nacque 150 anni fa. L'attenzione verso il tema della sostenibilità è alla base di tutti i processi di Reda. Lo storico lanificio controlla l'intera filiera produttiva, dal vello attentamente selezionato dai pascoli della Nuova Zelanda e dell'Australia al tessuto realizzato nello stabilimento di Val di Lana. Reda gestisce direttamente l'intera filiera, dalla lana al tessuto finale, mentre la produzione è il risultato di un patrimonio fatto di una continua ricerca dell'eccellenza, una valorizzazione dei rapporti umani con ognuno dei soci e una grande attenzione verso l'ambiente. Qui con noi c'è Luca Bruschi, responsabile della sostenibilità di Reda. Luca, partiamo proprio dal tuo ruolo che evidenzia l'impronta etica che vi caratterizza. Diciamo, Reda ha tre principali pillar: la qualità, la sostenibilità e l'innovazione. Quindi la sostenibilità si sposa principalmente con quelle che sono, diciamo, le volontà dei nostri titolari di fare impresa anche in maniera sostenibile. Siamo un'azienda che comunque aveva già un ruolo molto simile, che era quello del responsabile ambiente, già nel lontano 2004, quando ci siamo certificati EMAS. Il mio ruolo, così per come è concepito oggi, è stato creato intorno al 2016, a seguito di molte spinte che sono arrivate dai brand, piuttosto che da normative, pressioni anche, diciamo, europee e internazionali. Trattasi di un ruolo, se vogliamo, molto meno dedicato a funzioni di compliance, all'analisi delle acque o a tutta una serie di tematiche che seguono più i membri del mio ufficio, ma un ruolo, se vogliamo, un po' più a 360 gradi, più trasversale, che collabora, diciamo, con tante altre figure, dalle risorse umane al marketing. Quindi un ruolo, se vogliamo, un po' più di strategia e meno legato al controllo puro. In riferimento all'Agenda 2030 e all'impatto inquinante della fast fashion, quali sono le innovazioni apportate da Reda per essere più sostenibile? E soprattutto, qual è il vostro impegno in tema di tracciabilità e trasparenza? Sicuramente il fast fashion è un grande problema, ma in generale l'industria della moda ha un problema, ossia viene considerata la seconda industria più inquinante al mondo. Quindi noi quello che abbiamo cercato di fare, come dicevo nella domanda precedente, è iniziare a misurarci nel 2004 tramite una serie di certificazioni che abbiamo ottenuto e andare a monitorare quelli che erano gli impatti aziendali, rapportandoli alle tonnellate di tessuto prodotte nel corso del tempo. In questo modo abbiamo potuto anche implementare tutta una serie di attività e di progetti, come ad esempio, non so, l'impianto di depurazione delle acque che ci ha permesso di riciclarne in parte, l'implementazione di impianti fotovoltaici. Adesso stiamo, diciamo, approcciando al mondo della circolarità, altro tema molto importante. E questo sicuramente ci ha permesso nel corso degli anni di capire dove siamo più bravi e dove dobbiamo migliorare. Per quanto riguarda la tracciabilità, siamo abbastanza fortunati perché siamo un gruppo verticale, quindi partiamo dalle fattorie per arrivare al prodotto finito. Quindi sicuramente abbiamo la possibilità di tenere sotto controllo tutto quello che è il passaggio delle lane e le trasformazioni che queste subiscono. E questo significa anche andare a monitorare quelli che sono gli impatti proprio specifici di ogni singola fase. Luca, ci illustri il processo che porta la vostra realtà a coniugare la tradizione artigiana con l'innovazione tecnologica, anche in riferimento al contesto d'eccellenza laniera biellese? Abbiamo una grande fortuna perché Biella è un luogo davvero speciale, un luogo che si trova ai piedi delle montagne con dei corsi d'acqua e
con dei pascoli che comunque nel corso già addirittura dell'epoca preromana avevano dato la possibilità al mondo tessile di svilupparsi, un mondo completamente diverso da quello attuale, ma comunque è un qualche cosa che si tramanda nelle generazioni. A me piace sempre ricordare che è come se ce l'avessimo un po' nel sangue, anche molti parenti o amici che ho lavorano in altri lanifici della zona, quindi ci accomuna. I nostri titolari hanno sempre creduto fortemente nel valore delle persone e di questo territorio. Non a caso, nel corso del tempo, quando ci sono state delle possibilità di spostarsi nel Far East, i nostri titolari in maniera molto lungimirante hanno deciso comunque di investire e scommettere in particolare sulla Val di Lana, dove ci troviamo in questo momento, proprio per il know-how delle persone. Da un'altra parte però strizzando diciamo un occhio all'innovazione di processo, dove magari abbiamo l'IoT, dove abbiamo la trasmissione di dati, il controllo della qualità. E se vogliamo, si sono andate ad eliminare nel corso del tempo tutta una serie di operazioni più gravose dal punto di vista fisico per dare la possibilità all'operatore, che poi è l'operatore anche del futuro, di essere sempre più dedicato e specializzato nel controllo della qualità del prodotto rispetto che nella movimentazione o diciamo in attività a scarso valore aggiunto. Luca, passiamo dal locale Biella alla dimensione globale, viaggiando così verso le vostre fattorie e l'eccellenza della lana merino. Quali sono le peculiarità dei vostri allevamenti in Australia e in Nuova Zelanda? Allora, noi abbiamo tre fattorie in Nuova Zelanda che sono state acquisite nel corso degli anni 90, contano più di 33.000 capi, e questo ci ha dato la possibilità di sederci al tavolo con gli altri allevatori, sia in Nuova Zelanda sia in Australia. E anche diciamo fissare dei contratti specifici pagando diciamo con un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato le lane e creando delle relazioni diciamo durature, quindi dei contratti anche pluriennali. Però dall'altro lato Reda pretende da questi diciamo fornitori selezionati tutta una serie di caratteristiche di peculiarità, ad esempio il rispetto dell'ambiente, la tracciabilità della materia prima, il controllo della qualità meticoloso già del vello, così come il rispetto dell'animale e delle sue libertà e anche quelle che sono le condizioni di lavoro delle persone che lavorano in queste fattorie. Nel 2004 siete stati il primo lanificio al mondo a ricevere la certificazione EMAS. Luca, ci spieghi in cosa consiste? Allora, la certificazione EMAS è l'acronimo di Eco Management and Audit Scheme, quindi è uno schema ambientale volontario che prevede l'implementazione di un sistema di gestione, quindi una serie di procedure e istruzioni volte a misurare, controllare e gestire quelli che sono gli impatti ambientali aziendali. EMAS fa un passo avanti rispetto alla ISO 14001 che abbiamo comunque sempre ottenuto nel 2004 perché prevede un rapporto diverso con gli stakeholder. Nello specifico dal 2004 noi redigiamo una dichiarazione ambientale che sarebbe un anticipo se vogliamo del bilancio di sostenibilità, però specifico solo sulla parte ambientale, dove andiamo a rendicontare tutti quelli che sono gli impatti, i consumi relativi alla produzione aziendale, quindi rapportandoli per tonnellate di tessuto prodotto. Luca, in conclusione, volgiamo lo sguardo al messaggio a tinte sloganistiche che è presente all'esterno della vostra sede di Val di Lana, ossia il cambiamento è inevitabile. A cosa si riferisce? Beh, allora, è una bella storia, nel senso che si tratta di un'opera che è stata realizzata circa una quindicina di anni fa da Charlie Jeffrey e va a riprendere sostanzialmente quello che è la deriva dei continenti, anche teorizzata da Wegener. Quindi partendo dalla Pangea, che era un tutt'uno, si sono piano piano separati i continenti e si è arrivati alla situazione attuale, che non è definitiva, ma è in continua mutazione, in continuo movimento. Quest'opera ci ricorda che in generale, è sempre molto attuale, perché ci ricorda in generale che tutto è in continuo mutamento. Oggi ancora di più a livello economico, a livello politico, a livello globale. Quindi per noi è diventato un mantra all'interno dell'azienda, perché per noi il cambiamento è inevitabile. Per citare invece diciamo un noto scienziato che era Charles Darwin, è sempre bello ricordare anche che non è la specie più forte che sopravvive, ma quella che si adatta meglio ai cambiamenti. Quindi, considerato che il cambiamento è inevitabile, per noi è essenziale innovare quotidianamente in ottica sostenibile, in ottica digitale, in ottica sociale anche, proprio per adattarci
al mutamento e al mutato contesto sociale ed economico comunque che ci circonda. Ti ringrazio Luca per averci portato alla scoperta della tua realtà innovativa e sostenibile. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Racconti dall'Arcipelago.